Buongiorno a tutti amici miei, ben ritrovati qui sul canale di Kertostar. Come state? Come state? Spero tutto bene, anche perché oggi Payday pensava di poterla aver vinta, invece no, non sarà così. Saremo noi a rionfare su questa missione del terreno, anche perché non la voglio dar vinta a questo gioco, va bene? Piuttosto mi incasino come l'altra volta, ma questa volta devo riuscirci. Cioè, proprio devo riuscirci. Non posso riuscirci, devo assolutamente riuscirci. Comunque, vediamo. Pensavi di fregarmi? A sto giro sono invincibile, sono impenetrabile, sono... Non so, sono il migliore amico di Maurizio Costanzo? Cacchio ne so io. Oggi il mio livello di sopportazione giovannica è alle stelle. Posso sopportare qualsiasi tipo di Giovanni. Non ho alcun problema. Visto tutti questi riti di autoconvinzione. Esatto, quello non è un Giovanni che sta arrivando. Visto? Visto i miei riti voodoo di sopportazione dei Giovanni? Che effetto che hanno? Il Giovanni quello lì non mi ha visto, quindi siamo a posto. Però sta venendo comunque in qui, quindi anche è comunque un po'... ecco. Comunque vediamo di affettarlo magari un attimino, giusto così, tanto per. Quello là è un altro Giovanni. Non si preoccupi, lei è là in fondo. Poi dopo pensiamo anche a lei. Adesso mi lasci lavorare con il signorino qua. Ok. A posto, visto? Lato liberato. Pace, tranquillità. I civili non sono ancora passati. Visto? Tutto secondo il piano. Porca vacca, però dobbiamo stare attenti perché siamo già al limite di Giovanni. E quello è un civile, però quello credo sia un Giovanni. Niente. Primo riavvio. Purtroppo effettivamente non mi ero accorto. Avevo sbagliato arma. Adesso con questa vera spada a due mani, che in realtà è un righello gigante con dello scotch attaccato, adesso siamo veramente invincibili. Perché effettivamente non avevo preso la vera e propria Excalibur dei poveri. Oh, visto che serve positività, serve... una buona interazione col gioco, perché appunto avete visto subito il primo era già qua vicino, non ci ha fatto sgobbare troppo. Quelli sono due Giovanni, qua visto si è anche aperto il prossimo coso e guardiamo un po'. Vediamo sempre proiettili, ma va bene, vuol dire semplicemente che non dovremo trovarli dopo. E... assalto! Visto, abbiamo assaltato il Giovanni. Pensava di assaltarci lui e invece... Porca vacca, però lì ce n'è un altro. No, non si spaventi, signor civile. Ma porca miseria, ma... lei è veramente una cattiva persona. Cosa? Per caso pensate che io abbia dovuto riavviare? No. Semplicemente, non so, avevo lasciato la pentola sul fuoco, dovevo andare a controllarla e quindi semplicemente sono tornato là dai miei amici bot. Maledizione però a lei, signor civile, se può cortesemente levarsi dalle... Ci siamo capiti, a posto. Under control, under control sto cacchio, Bane. Questi qui spuntano dalle diamine di pareti. Ma davvero venivi qui proprio in questo... Cioè tu non potevi andare a farti la pausa a caffè. No, dovevi venire qui, perché? Perché sei un... sei uno scassamaroni tu. Ecco perché devi venire qui. Perché c'è anche il tuo collega con cui volevi andare a far pausa a caffè, ma non ci sei andato. Allora, ipotizzando l'infamia di questo gioco, non nel senso di level up, ma nel senso proprio che è un po' infame, io posiziono qua i cosi. Tecnicamente non dovrebbero essere notati da nessuno, perché il Giovanni che veniva qui
Adesso è lì dentro il cassonetto che fa la pausa caffè che doveva farsi poco fa. Però questo gioco è sempre un po' imprevedibile, se vogliamo essere gentili. Magari questo trapano di qui e questo Giovanni di qui ci riservano un pochettino più di fortuna. Sento un altro Giovanni in arrivo, però forse non scende, forse se ne prosegue dritto. Il che non è affatto male, anche perché adesso noi ci si scoperchia qua uno dei container. Continuerò a chiamarli container, non ci posso far nulla. Sentite, io mi faccio un'azione preventiva, ovvero vado a mettere questo qua dentro. Il civile non dovrà... Il civile, speravo, non si allarmasse, visto che stava ormai finendo il trapano e quindi diciamo che era proprio lì lì al limite, però... Ok, tecnicamente la torretta dovrebbe essere di qui, si spera. Vagone 2, vagone 3. Ok, no, questo è vagone 3. Esatto, quindi la torretta si trova di qui. Bravo gioco. Sii tranquillo che adesso ti sistemo, non serve che fai bip bip bip. A posto. Lascio una guardia, ma tanto il trapano è in fondo dall'altra parte, quindi la guardia qua non ci tocca. Sempre che non decida di andare giù verso il fondo, esattamente in questo modo. Ma forse... Forse si... Sto per dire, forse si stanzia qui. Però sono un idiota, ho pensato di salire perché... Non chiedetemi perché, perché non ha senso, non aveva alcun senso che io salissi. Perché sono dovuto salire? Me lo spieghi, Giovanni, eh? Me lo spieghi? Ma me lo spieghi, Giovanni, me lo spieghi, per favore, me lo puoi spiegare, Giovanni, perché io sono dovuto salire? Perché non ha senso. Onestamente non so quanto avrò tagliato e quanto avrò tenuto di vari tentativi. Ipoteticamente questo dovrebbe essere tipo il terzo o quarto dalla vostra visuale. Se volete saperlo, per me è circa l'ottavo. Più o meno, o l'ottavo o il nono. Quindi diciamo che la sopportazione giovannica inizia a calare, però oggi voglio riuscirci, cioè oggi veramente ho il desiderio di riuscire a completare questa missione con voi e niente riuscirà a fermarmi, va bene? Non accetto la sconfitta della scorsa volta e non accetto che i Giovanni debbano riuscire a sconfiggermi quando io sono il grande conquistatore dei Giovanni. Il grande... Vediamo, trovatemi un aggettivo voi sotto qua nei commenti su cosa potrei essere nei confronti di questi cattivi Giovanni. Comunque, aspettate che c'è qualcuno che si è allarmato. Si salve lei. Ok, un Giovanni, va bene. Poi c'erano un paio di civili, ma che adesso spostiamo tranquillamente. Adesso, chi è che si è allarmato? Un Giovanni, ok. No problem, no problem. Siamo ancora tranquilli. Ok, allora, adesso... Allora, in questo tentativo devo dire che non sta andando, diciamo, in un modo troppo orribile, perché comunque ho già trapanato un po' di cose. Guardate un po', al primo vagone abbiamo trovato la torretta, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento il nostro obiettivo principale è cercare di non farci scoprire. Dobbiamo solo evitare di farci rompere un po' troppo le scatole da questi signori in giacca e cravatta. Vediamo di essere abbastanza sneaky, abbastanza
stealth da hackerare. Adesso poi quel pannello, nel mentre il signor Giovanni se ne va, però arriva molto 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 velocemente il suo collega. Vediamo di sfruttare l'attimo di attesa che c'è tra il ricircolo delle acque giovanniche. Tanto magari trapaniamo ancora un po', non so bene se abbiamo già trovato. Ok, questo è un altro cavo e ovviamente lì non può esserci un altro cavo, perché altrimenti sarebbe, non ci sarebbe l'interno del secondo, ecco. Oramai sappiamo dove si trovano i cavo. Possiamo tranquillamente andare anche a usare un jammer per hackerare la porta del trapano. Ciao, oramai sono fissato con sto trapano. Ad hackerare la porta del treno, e così da evitarci appunto di doverla trapanare. Tanto riprendiamoci il coso e smantelliamo un po' la torrettina. Vai così. Poi che bello che non ci siano laser in giro. No, facciamo una cosa, attendiamo. Non abbiamo alcuna fretta, tanto non è la 15ª volta che faccio questa mappa solo stamattina, quindi meglio evitare di farla una 16ª volta, giusto? Stavolta oltrepassiamo molto cautamente i signor di Giovanni. Visto adesso c'è lì anche il civile, quindi calma, calma e sangue freddo, va bene? Calma che i Giovanni passano. Oh, aspettate. C'era un punticino. Cioè, io voglio provare a vedere se... Vai così! Vai così! Il cheating! Il cheating estremo. Visto che abbiamo fatto molto... Che dico molto, moltissimo bene a mettere il borsone in quel vagone lì. Una parte di me vorrebbe anche scavare le porte di qui al lato più a destra del treno, però sa che finirebbe molto male la questione. Dai, 12 secondi, ti prego, gioco. Siamo arrivati a 4. Lo sapevo. Ah, ma che bel giochino che abbiamo qua. Non è vero, ragazzuoli miei? Ma che bel giochino simpatico e carino. Che poi no, non poteva darmi quella un pochettino più in qui, no? No, no, doveva darmi per forza quella in fondo alla mappa. Perché questo gioco qui è veramente simpatico. Mi ama. Mi ama a tal punto da dovermi far impazzire per dei borsoni di bottino che, porca miseria, quasi neanche vedrò mai nella mia vita, perché tanto saranno sempre dati ad altri e mai un bottino che sarà per me. Quindi corriamo intanto fino qua in fondo, così almeno siamo protetti. Poi aspettiamo che il Giovanni faccia il suo giro, perché sì, questo tizio dice: io se giro attorno a questa catasta di legno sto riuscendo a fare il mio lavoro. Abbiamo ottenuto una scheda magnetica. Sapete voi cosa significa? Significa porca vacca, proprio dove passare di qui adesso, eh? Stavo dicendo, questo significa che se io volessi potrei tecnicamente aprire, esatto, questa porta qui, che significa che io in questo momento ho una doppia uscita da almeno questo vagone, che magari non sarà il migliore, però intanto è quello di uno dei cavò. Onestamente non vorrei dirvi che in questo momento ho l'ansia, però una parte di me ha un po' di ansietta che qualche Giovanni decida di spuntare proprio al momento sbagliato. Più che altro non per il bottino che dobbiamo portare, ma per il semplice fatto della quantità che ne dobbiamo portare, perché sono comunque 20 borsoni
ed essendo da solo significa 20 avanti e indietro in cui potrei potenzialmente essere visto da uno di sti infamotti. Lo scopo attuale è portare tutti e 20 borsoni qua, così che poi io possa tranquillamente fare la lezzata di dire, quello è un civile, di dire io prendo, ok, devo mettermi più o meno qui sopra il binario, perfetto, adesso lo sappiamo. Dai, vi prego, salite tutte e due, statevene sopra per un quarto d'ora, così io faccio tutto quello che devo fare. E poi mi levo dalle scatole e voi non rompete le scatole. Sapete che a volte mi sembra che Payday 2 è un gioco più horror di giochi horror? Perché qui il problema è che, cioè, veramente le guardie si muovono in un modo veramente caino a volte. E non carino con la R un po' motion, ma proprio caino come personaggio biblico. Nel senso che, boh, tu dici, dai, sono al sicuro, bam, ti spunta una guardia da dietro. Ma scusa, ma se la guardia stava facendo la pattuglia in quel modo lì fino a 3 secondi fa, no. Adesso gli è venuto lo schieribizzo che doveva farla in quest'altro modo. Signori miei, io sono andato un po' avanti con la consegna dei borsoni. Come potete vedere, sono già arrivato a 7 ottime consegne. E ho notato che non c'è solo questa via di qui, che può essere buona, ma ho notato che possiamo anche fare una specie di tratta alternativa. Saliamo un attimo qui, che sta arrivando un signore a controllare. Perché praticamente ho notato che se noi trasferiamo i nostri porca miseria di borsone, arriva al Giovanni di lì, vedete dove ci sono tutti gli altri, che ho già accumulato anche quelli dell'altro vagone. Praticamente, tanto adesso volevo controllare un attimo, ok, non sembra esserci nessuno, per favore salta sul vagone, non addosso al palo. Praticamente noi cos'è che andiamo a fare? Tutto sotto controllo. Noi andiamo a passare... Ma davvero voi vi siete girati? E niente. Purtroppo è andata in questo modo. Che ci possiamo fare? Semplice, non ho voglia di arrendermi a questo gioco, quindi mi sa che consegnerò... Sì, consegnerò ancora 12 borsoni in assalto, sentenza di morte, ultima chance. Perché? Perché questa missione qui, diciamo che è stata un po' troppo cattiva con me, quindi basta, mi sono rotto le scatole. È il momento che io riesca a batterla e quindi sì, cercherò... No, nessuno ha una medic bag, mi spiace dirtelo, siamo con noi stessi. Nel caso non ce la dovessi fare, vabbè, diciamo che ci abbiamo provato in tutti i modi. Voglio quantomeno vedere quanti borsoni riesco a consegnare al massimo prima di tirarci le cuoia, perché sì, devo farcela. Clover, per favore, grazie mille. E niente, siamo arrivati a 9. Purtroppo il gioco ha deciso che noi non potevamo consegnare questi cacchi di borsoni, perché ha dovuto mettere 3 Giovanni di fila, non 2, non 1. Signori miei, un po' con l'amaro in bocca vi dico che per questo video è tutto, però non mollo. Io voglio riuscire a completare questa diamante missione, punto e basta. Per oggi penso che possa bastare, anche perché, ripeto, voi vedete solo i tentativi che vi faccio vedere, quelli che non vi faccio vedere sappiate che sono molti di più. L'importante è che spero che voi vi siate divertiti, quindi
dal vostro Kertostar per oggi è tutto. Mi raccomando, statemi bene e niente. Ciao ciao!